vi dice qualcosa questa firma? Siamo nel 1989 e il pilota Johnny Cecotto conquista il titolo italiano del turismo proprio a bordo di una BMW M330, una serie limitata a soli 505 esemplari per dedicare e omaggiare la vittoria del pilota Johnny Cecotto. Ovviamente questa edizione limitata riservava delle chicche esclusive, come lo spoiler più pronunciato all'anteriore e al posteriore un holder aggiuntivo. Ovviamente era realizzata in colorazioni speciali, solamente tre, con nomi di autodromi, come questa ad esempio in blu Macao. I suoi 215 cavalli oggi possono fare un po' sorridere per una sportiva, ma dovete pensare che questa macchina pesa come l'equivalente di oggi di una moderna Renault Clio. Quindi abbinata a una meccanica semplice, pura e raffinata come questa, regalano un divertimento assicurato per chi siede al volante. A guidarla ti viene subito istintivo il classico punta-attacco, che infatti abbinato a questo cambio 5 marce è veramente favoloso. Il cambio 5 marce che è un Getrag, con la prima in basso e tutte le marce rovesciate, quindi troviamo i rapporti chiaramente invertiti rispetto a come li conosciamo sulle auto standard. E qui di grandi distrazioni non ci sono nell'abitacolo perché manca la radio. Dopo averla guidata si capisce che la ricetta perfetta è appunto la semplicità ed essenzialità di questa vettura, che regala una guida sportiva senza filtri, unica per qualsiasi appassionato. Oggi sembra esserci una gara a chi ha la calandra più grossa, ma è proprio questo piccolo doppio rene, un simbolo di un'epoca leggendaria che non tornerà più.